Buon pomeriggio e buon pranzo perché ci avviciniamo all'ora del pranzo, cari amici. Oggi è martedì, sapete come di consueto, giorno di recensione della puntata della notte passata di Monday Night Raw, il primo show in assoluto, ricordo, creato dalla WWE, ovviamente da quando c'è la denominazione appunto WWE puntate che come vedete anche dall'immagine di video copertina dedicata interamente alla sfida titolata tra il campione WWE The Miz e il suo sfidante l'indistruttibile, l'imponente Bobby Lashley. Ovviamente capite già dall'immagine di video copertina che colui che ha vinto la sfida è Bobby Lashley, un'immagine un po' a distanza, però credo si capisca. Partiamo subito con la puntata che viene aperta dal due volte già campione WWE Drew McIntyre, che praticamente ritorna appunto nello show del lunedì sera dopo una settimana di pausa, diciamo così. E affronta no, la puntata Sheamus, anche se prima della sfida diciamo che c'è una sorta di colloquio, diciamola così, tra McIntyre, The Miz, MVP, e poi c'è l'arrivo di Sheamus che diciamo lascia passare definitivo all'inizio della contesa. Contesa che devo dire abbastanza godibile, d'altronde sappiamo tutti chi segue assiduamente o conosce comunque i due talenti come McIntyre e Celtic Warrior Sheamus, difatti appunto come ho detto sfida molto apprezzabile vinta dopo un confronto abbastanza equilibrato da Drew McIntyre. Anche se nonostante i due si guardano dopo il match finito, chissà se magari vedremo altre sfide tra i due. Poi Naomi con assistenza di Lana sfida Nia Jax con assistenza di Shayna Baszler a vincere Nia Jax. Poi sentite qua. Inizia tutta la tiritera tra The Miz e Bobby Lashley con il primo ultimatum che voi sapete Raw in onda il lunedì sera americana e quindi alle 22 americane di venerdì che The Miz affronterà Bobby Lashley per il titolo WWE. Intanto c'è una sfida 2 contro 2 per i titoli di coppia di Raw tra i campioni dell'Hart Business, Shelton Benjamin e Cedric Alexander, contro Braun Strowman e Adam Pearce, ma il tutto è coadiuvato non come arbitro, ma come colui che diciamo, assiste a tutto questo, Shane McMahon o Mac. Proprio quello che accade negli istanti finali con Braun Strowman lì che è pronto alla vittoria e quindi alla conquista dei titoli di coppia di Raw, è lì che avviene il fattaccio, ovvero Shane McMahon o Mac che dice a Braun: dai su, non vedi, dai il cambio ad Adam Pearce che è pronto. E proprio mentre c'è il touch, il cambio di uomo legale, è lì appunto che avviene la cosa, perché Adam Pearce tenta di fare un conteggio che però viene rovesciato a culo da parte di uno dei due membri dell'Art Business, quindi sconfitta da parte di Strowman e Adam Pearce, uno Strowman ingavoleto nero, soprattutto con Shane McMahon che ricordiamo si vociferano, anche se a proposito di voci di rumors su questo Vince McMahon è molto arrabbiato, non vuole assolutamente anticipazioni che escano fuori prima dello showcase degli Immortali WrestleMania.
Perché ricordiamo che la internet, la rete, dice che vedrebbe una sfida tra Strowman e Shane McMahon a Mecca, WrestleMania, in 1-1 contro 1 combattimento da strada, street fight. Quindi gli Hart Business mantengono le cinture di coppia di Raw. Poi abbiamo altro match godibile e apprezzabile, Elias contro Damian Priest che con diverse difficoltà ha la meglio. Intanto continuano i giochetti mentali di Alexa Bliss nei confronti di Randy Orton. Ragazzi, secondo me questa settimana si sono superati alla grande quelli, diciamo, la dirigenza creativa, perché dopo che viene intervistato da Charlie Caruso, Randy Orton, poi si vede Alexa Bliss, sempre con i suoi giochetti, inizia a ridere, poi compare un alter ego di Randy Orton, non con la voce di Randy Orton, ma con una voce che assomiglia tanto a quella del demone, ovvero di The Fiend Bray Wyatt, che chissà se lo rivedremo già da questo mese, speriamo di sì. Infatti, dopo che questo alter ego finisce di parlare, praticamente c'è, come posso dire, una sorta di Randy Orton ancora una volta riluttante, che proprio inizia a tossire, anche perché settimana scorsa poi, insomma, non voglio dire cose, ma dalla bocca le è uscite proprio che non si può neanche dire, e quindi niente. Poi sembra la volta buona di vedere The Miz contro Bobby Lashley, ma no, invece non è ancora la volta buona, perché The Miz si fa contare fuori, va addirittura fino agli spogliatoi, al 10, quindi vittoria per squalifica di Bobby Lashley, il titolo che rimane The Miz, ovviamente Bobby Lashley e anche MVP arrabbiati più che non si può. A questo punto Shane McMahon nel backstage, che parla con MVP e Bobby Lashley, dice: sentite, ancora un ultimo, ultimissimo ultimatum a Bobby Lashley di una mezz'oretta circa più o meno. Poi sarà sfida definitiva, The Miz non potrà tornare più indietro. Ma prima di dare resoconto, anche se più o meno vi ho già detto all'inizio, intanto c'è una sfida tra Charlotte Flair e Shayna Baszler, ma con Charlotte Flair che prima della sfida inizia un suo promo parlato, ma poi viene interrotta da Nia e Shayna. Nia Jax e Shayna che impestano proprio anche fisicamente Charlotte. Asuka, che momento sembra quindi fuori gioco per quello che le hanno fatto, sembra Nia Jax e Shayna settimana scorsa. Però la sfida si fa comunque, sfida che però viene vinta da Charlotte Flair. E qui, cari amici, viene il bello. Spogliatoi, Shane McMahon e Adam Pearce parlano tra di loro e si dicono: se The Miz non si presenterà, perderà il titolo di ufficio. Ma prima di questa sfida abbiamo ben altre due sfide, addirittura, quindi show ricco di incontri. Retribution, Slapjack, Mace e T-Bar con Mustafa Lee contro Lucha House Party e Matt Riddle. Vittoria di Riddle e Lucha House Party, ma poi c'è Mustafa Lee che non si capisce, ora si arrabbia con i suoi compagni della Retribution, poi va a muso duro con Riddle. Sta di fatto che Riddle e Mustafa Lee si affrontano, anche se gli stessi compagni della Retribution aiutano Mustafa Ali a far vincere quest'ultimo.
Poi finalmente può iniziare la sfida ed è qui che entra in gioco il vero carattere di Shane McMahon, che di tutta risposta lascia la scelta di quale tipo di match a The Miz. Anche se alla fine però decide Shane e decide che si tratta di un lumberjack match, ovvero di un match dove ci sono i due contendenti a sfidarsi all'esterno del ring, il roster, quindi pensate un po' da una parte e dall'altra quanti sbattimenti. Sta di fatto che The Miz ovviamente fa una figura di M, una super figuraccia di M, e Bobby Lashley conquista il titolo mondiale. Ora non vi so dire bene la cosa, ma a memoria credo che sia il primo titolo mondiale massimo tra Raw e SmackDown per Bobby Lashley. Se non mi sbaglio, forse sfidò John Cena, ma all'epoca della ECW, che poi sappiamo è fallita. Quindi, Bobby Lashley che festeggia, super festeggia con la Hart Business, ma non solo nella contesa, vince sottomettendo con la Hurt Lock The Miz, ma poi lo sottomette ancora una volta dopo la sfida. Quindi, che dire, amici? A questo punto sembra quasi che un ritorno di Brock Lesnar potrebbe rientrare nei piani, anche perché teniamo presente che lo stesso Bobby Lashley ha sempre detto che praticamente diciamo che lui vuole affrontare Brock Lesnar. È vero anche che ultimamente in alcune interviste Bobby ha detto che Brock Lesnar deve riguadagnare posizioni se vuole tornare e farlo al meglio. Ma staremo a vedere, certo questo è un mio pensiero, una mia fantasia per WrestleMania di vedere Bobby Lashley contro Brock Lesnar per il titolo WWE, però non è male tenendo presente che ci sarà il ritorno dei fan in carne ed ossa, 25-30 mila a sera comunque ci saranno, quindi secondo me, penso che questa puntata di Raw per quanto riguarda USA Network dovrebbe aver fatto dei buoni ascolti, me lo auguro. Su YouTube, sicuramente la sfida, poi quella definitiva tra Bobby e The Miz, può darsi che già in questo momento abbia già raggiunto il milioncino, ma sicuramente, come è stato per la settimana scorsa, per la sfida tra Lashley e Strowman, anche in questa settimana questa sfida titolata raggiungerà e sicuramente supererà 1 e anche penso 2 milioni per arrivare quasi già ai 3 milioni, come anche la top 10 della puntata, che sapete scende come consueto ogni martedì sera italiano. Quindi dal vostro Nicola De Lucia è tutto, io vi rimando ai prossimi appuntamenti, domani penso arriverà comunque il video dedicato alla recensione di Impact Wrestling con i risultati della puntata e chissà se ci saranno delle novità per l'evento di Impact Plus Sacrifice 2021. Di no questo sabato, ma quello prossimo ancora il 13. Devo capire un po' quando mi sarà possibile vedere qualcosina dalla puntata, probabile verso l'ora di pranzo, poco dopo l'ora di pranzo. Quindi io vi ringrazio per l'attenzione, ricordandovi sempre i miei punti di riferimento qui su YouTube, il canale Nicola De Lucia, o Facebook profilo Nicola De Lucia, paginetta Deluxe Television.
A me non vi resta che ridarvi buon pranzo, buon proseguimento di giornata e settimana. Noi ci vediamo alla prossima. Frec, ciao!